Io per 2 mesi è come se fossi morto, quindi ho vissuto quei mesi come se vivessi in uno stato di irrealtà. Avevo una vita molto attiva, uscivo, andavo in giro a mare e io mi sono completamente chiuso, a casa. Non sono mai tornata come prima, il mio corpo è totalmente cambiato. La prima paralisi, ad esempio, riuscivo a scrivere. Dopo è stato come se avessi perso tutti i movimenti. Do l'impulso e a volte il mio corpo non risponde. Io ho perenni fitte al petto e sul fianco tutto il giorno. Prima facevo sport, facevo trekking tutti i weekend. Ad oggi io è un anno che non vedo più le mie amate montagne, non riesco assolutamente a correre e a fare attività di questo tipo. Ho difficoltà anche solo a portare le buste della spesa. Io prego tutti i giorni a Dio che ci aiuti a tutti a guarire da questo vaccino. Solo Dio sa quello che ci è accaduto, veramente. Stavo ai suoi piedi, cercando di tenerli caldi e continuavo a vedere loro che agivano, ma nessuno mi diceva nulla. Quindi chiesi che cosa stava avvenendo, cioè qual era il problema. E quando uno degli infermieri mi disse è il cuore, ho reagito proprio d'impulso e ho ricalcato l'idea al cuore, quindi dico ma non c'è una possibilità che i vaccini c'entrino, perché mio figlio è stato vaccinato. Io sento che per un principio di umanità è fondamentale che sia chi è stato male, chi sta male, ma anche le persone che non sono state male si prendano in carico quello che sta avvenendo. Quindi da una parte è fondamentale farsi vedere, non nascondersi più. Thank you.